chiamo l'assistente, vero che oggi c'è l'assistente? Allora c'è l'assistente perché fortunatamente ieri ieri ne avete fatto morire tutti quanti. Tra virgolette, un piccolo esperimento che ha funzionato. Ha funzionato e ho visto che tanti anche professionisti sono usciti fuori dalla boscaglia. Allora è normale che ieri la prova che ho fatto era proprio una cosa che non si poteva proprio vedere. Ma va bene così perché era per festeggiare i 27.000 iscritti. Non era tanto per testare l'Endis. No, assolutamente no. Vero, ragazzi? Saluti tutti? Di, saluto tutti? No, vuole registrare con me, è giusto che sia così, anche perché adesso andrò a fare nuovamente un gesto che, per carità, molti di noi lo fanno, io non preferisco farlo perché amo qualche cos'altro, però a titolo di cronaca e anche a titolo di recensione, perché ieri non si poteva chiamare così, perché non era una recensione. Era semplicemente una prova sul campo di quello che sono abituato a fare, a quello che molti di voi fanno per esigenze pratiche. Quindi ricordo a tutti, amico mio, ce l'ho avuta il rasoio elettrico, ce l'ho avuto e lo so che si usa a secco, quasi a secco, perché ci sono anche là dei prodotti che ti aiutano un pochetto a far sentire di meno il taglio. Allora, premetto subito che ho provato nella mia sì, nella vita passata, magari, forse, non lo so, boh. Però comunque nel passato ho provato dei rasoi, quelli classici fatti a tre elementi rotanti, e sinceramente fatta a secco come mi dite in tanti di voi, e ripeto, lo so, la mia ieri era un po' una provocazione, mi ha fatto piacere che nessuno l'abbia capito, strappava un pochettino, mi dava fastidio per quello, non amo rasoi elettrico. Al di là di quello, senza che mi prolungo troppo sul discorso bababi bibibu, però noi oggi andremo a riprovare la Endis un'altra volta. Che devo usare questa che fa sto rumore? Capito? Ti mette paura, gli mette paura. Guarda, sinceramente il rumore non è proprio rilassante, però ripeto, per quanto riguarda oggi il discorso come taglia questa Endis, ma già l'avevo capito ieri. Su una barba di un giorno, perché stranamente ho fatto il video ieri, ma se guardi bene il pelo c'è nuovamente, quindi posso tranquillamente tagliare. Premetto subito che per le sfumature l'ho vista in azione, dico veramente veramente una gran macchinetta chiamata così, anche se lo definisco sempre rasoio, e voglio provarlo nuovamente sul mio viso. Premetto, è normale, amico mio, ma mi ha fatto piacere perché in tanti avete commentato, quindi aspettate da me prossimamente altre provocazioni. Mi avete detto devi andare incontro vero, devi fare quello. Ci avete ragione, assolutamente. È normale che da amante della tradizionale, ti dico, se mi devo portare via una barba di 4 giorni, non vado assolutamente a prendere un'altra piccola macchinetta, un trimmer per accorciare la barba in eccesso, perché io con rasoio di sicurezza, con mano libera, con uno sciavetto faccio una passata, ho finito. Ma quello è un discorso mio personale, visto che il canale è quello, è giusto anche che tu racconti. Però arriviamo a noi oggi. Aspetta, che oggi è 23, oggi che ha fatto 4 mesi. Lo sai che Angelica fa 4 mesi oggi? Gli ha fatti auguri. Ah, tu gli ha fatti e non mi ha detto a me. Oggi è 23, oggi è lunedì, porta fortuna il 23. Allora, dalla Spagna arriva un prodotto che ci può dare una mano. Io mi metto nei panni oggi di quello che usa, della persona che usa rasoio elettrico. Via, dai, proviamoci. Esistono, non so se ne hai mai sentito parlare, sicuramente sì, Mirsol, perché ne ho parlato pure parecchio tempo fa. Abbiamo due tipi di dopo barba e, diciamo così, pre barba. L'Electric Shave, come puoi ben notare, diceva la parola stessa, Electric Shave, è una soluzione che viene utilizzata come pre, che effettivamente è un po' strana. Noi adesso te faccio vedere, perché oggi facciamo proprio i rudi, poi basta con queste prove, basta, boh, dico basta, basta, basta proprio. La vado, a parte l'odore è quasi, te ricordi le caramelle Polo? Super giù quella. Un leggero mentolato, ma non troppo, una viscosità non del tutto accentuata. Questo dovrebbe preparare un pochettino il viso, anzi il pelo al taglio, perché comunque, visto che è determinata a secco, infatti è molto volatile, è un bel po' alcolica, ha una buona profumazione. Siccome io già so tanto che mi farò del male fisico, nel senso che con tutti questi vari cambiamenti di rasature che faccio,
il viso poi ne risente. Utilizzo sto bel prodottino per preparare il visetto. Piacevole comunque, lasciano una sensazione di quasi talcosa, per farti capire, considera c'è la base alcolica, quindi non è del tutto talcosa. Aspetta, e papà si sta a mettere sto coso, ti piace? Non ti piace? Vabbè, fammi la prova del 9, va, già mi sento il guarda, guarda che devo fare, guarda, a secco proprio. Mi sa che mi vedrei poche volte fare queste cose, sai? Però... Aspetta, dico solo una cosa, che la parte balsamica della... Aspetta, dell'Electric Shave si fa sentire, infatti mi sta dando un po' fastidio... E mi sta a fare la barba. Cioè, non sei abituato a vedermi fare così a me, però... Rosso, vabbè, è normale che sono rosso un po', dai. Ma dopo ti faccio allungare una manina per salutare, eh. Che ragazzi, te vuole salutare. Vuoi salutare? Dopo ti faccio salutare, aspetta. E non ci si vede dall'amore. Aspetta, senti qua. Mamma mia. Che è, oh? Aspetta, raga. Allora, addirittura sono riuscito pure a fare un taglio. Ah, ho fatto un tagliettino, vedi qua, esce un po' di... Ma poco, 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 poco. Allora, eccola qua. Che sensazione ci ho avuto? Tagliato, giusto per dire che... Comunque, taglia, taglia, non è che te posso dire che non taglia. Oh. Aspetta un attimo, che c'è? Senti che c'è più a barba. Allora, aspetta, fammi finire che gli dico una cosa. Allora, come profondità, comunque ci arriva, ti dà quella sensazione. Non in tutte le parti, No, 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 scendi un attimino. Sì, no, un attimo giù. Un attimo giù, poi te prendo. Aspetta un attimo. Allora, la sensazione te la dà quella del taglio, famoso BBS che noi sbarbatori tradizionali cerchiamo. Però te posso dire pure la verità che, secondo un punto di vista mio, non è una cosa che utilizzare tutti i giorni, per carità, ripeto, il taglio ci sta perché ci sta e ti senti molto liscio. Il fatto di non avere avuto niente a contatto, un sapone, una crema, aspetta, una schiuma, non... Tieni, guarda qua. Ah, vabbè, questi già c'erano, vedi? Sì, per carità. Per carità, sì, però... Mette qualche istante di meno rispetto alla rasatura normale, però quanti passaggi ce li fa? Un attimo, aspetta, aspetta, guarda qua quanta roba esce. Quindi sì, rasatura ci sta, bella, ti senti bello pulito, però effettivamente
Non riesci, ah, ragazzi, dai, papà, sto finito di parlare, su, dai, non riesci ad arrivare al 100% in quella profondità che avrei voluto. Vado a chiudere il giro di, appunto, della satura, un attimo solo, e sono 10. Oh, aspetta un attimo, metto questo. Aspetta. Allora, invece, se non lo conosci, il Antesol ricorda. Ma ho ricorda un pochetto le note del mazza come pizzica delle, sai, quelle colonie che si sentivano una volta in barberia, se sei un po' più grande. So sport, no, è il dopo barba. Non ti dico quanto brucia, cioè, nel senso, è ma lo devo mettere, sì, lo fa vedere che io sono forte, capito? Ah, che bella sensazione. E pizzica sì. Allora, fammi vedere un attimo, sì, mi sono cambiato, mi è cambiata più che altro la sensazione, vediamo un pochetto, aspetta un attimo. Allora, sensazione in viso di profondità di taglio, un attimo, profondità di taglio, però, ripeto, è un tipo di prodotto che mi fa mancare qualcosa a cui sono abituato, cioè il piacere del il gustarmi l'insaponata e il passaggio della lametta. Spero che queste bolle passino prima possibile, perché ieri l'ho utilizzata, al di là che comunque sia in alcuni punti non sono riuscito in contropelo ad andare molto profondo, quindi c'è proprio una galassia tra le due cose. Tantissima differenza. Ripeto, spero che queste non si riproponghino. Puoi aspettare un attimo, devo far sentire soltanto la lagna che fai. Aspetta, mi resta un puntale, vedi? Qua niente, molto, vabbè, dai, molto buona, ma io continuerei a utilizzarla per i capelli, capello più morbido, più facile da tagliare e meno spesso della barba. Ripeto, ci è arrivato, ma la senti, che c'è, che cosa vuoi? Un braccio lunga manina, dai, così mo scendi un attimo, papà, devi finire. No, devo finire il video. Io finisco il video, un attimo giù, finisco, saluto pure tutti quanti. Allora, l'hai visto, la prova c'è stata, come avete detto giustamente ieri tutti quanti voi. Ripeto, buon prodotto per gli amanti dei rasoi elettrici. Profondità c'è, ma non del tutto come un rasoio tradizionale o come un rasoio con delle lame che passano sul viso. Detto ciò, due buon prodotti. Veramente buoni, profumazioni un po' particolari, perché Mirsol fa profumazioni molto particolari, ricalcano veramente la barberia di una volta. Niente, detto ciò, io dovrei anche augurare un buon Natale. Se riesco domani, cerco di fare una piccola direttuccia giusto per scambiarci gli auguri, ma non lo so se ce la faccio. Grazie a tutti quelli che hanno commentato in modo massiccio, veloce e rapido ieri per quel video che è uscito. Lei ti saluta da me, Rachele, e dalla nostra famiglia, è tutto, e come dico sempre, buone sbarbate e buoni acquisti, ma soprattutto buon Natale. Ciao, dimmi un po' ciao. No, no, dillo. Ciao.